Oggi è una giornata un po' complicata, devo fare un po' di giri. Soprattutto dobbiamo iniziare a pensare all'orto autunnale. Adesso mi devo preparare l'acqua con il rame da dare per i pomodori da terra che ho piantato per la salsa. E già che ci sono, la do anche i peperoni. Con le misurine. Questa pompa ha un piccolo difetto, che il tappo non tappa, e quindi è inutile praticamente. Anche quando la sciambrottiamo per mescolare, non è che puoi sciambrottare veramente, devi tipo fare finta perché guarda a fare, esce tutto. Casino. Poi ci hanno fatto anche la valvola sopra, mi raccomando, la valvola facciamocela, perché se no la pressione qui non regge. Che schifo, l'ho pagata anche 70 euro. Oggi voglio parlarvi un pochino di orto invernale o autunnale. Dobbiamo iniziare a pensare all'autunno. Qua c'è la mia postazione di trapianto, ormai è giorni e giorni che è qui, perché ogni giorno più o meno trapianto una vaschetta, ieri ne ho fatte due, e sono qui, sono un po' moscette, infatti gli va data un pochino d'acqua. Volevo farvi vedere come stanno invece le altre piantine che ho trapiantato i giorni prima, perché sono già abbastanza cresciutelle. Eccole qua, sono queste fantastiche, finocchi, cavoli. E qua c'è ancora molto da trapiantare. E qui ci sono ancora queste, altri finocchi, altri cavoli. Adesso carichiamo tutte le cose in macchina e andiamo a vedere dove avverrà effettivamente l'orto autunnale. Let's go! Ovviamente vi sembrerà presto per iniziare a parlare di orto autunnale, ma non è così, perché dobbiamo partire d'anticipo. È bene avere subito un'idea chiara di quanto spazio dobbiamo coltivare e quanto ne vogliamo utilizzare per il nostro orto invernale, autunnale e poi anche invernale. Dovremmo prevedere dove metterli sia in vista dell'autunno ma anche dell'inverno, visto che alcune piante, anche che abbiamo seminato in semenzaio qualche settimana fa, andranno probabilmente fino a Natale o anche dopo, perché c'è il cavolfiore marzolino che si raccoglie a marzo, quindi andrà piantato più o meno verso settembre e poi andrà raccolto a marzo, forse un po' prima, visto che lo piantiamo presto così. Ovviamente non saranno solo le colture che ho seminato in questi giorni, come avete visto nel video precedente, perché voglio mettere anche tanti spinaci, bietole, barbe rosse, anche molti spinaci, bietole o barbe rosse, che però andranno seminati più avanti anche in semenzaio. Ora, gli spinaci non direi, gli spinaci li seminerei direttamente in terra, ma è una cosa che avverrà. Linaci, rape, penso che inizierò verso la metà di agosto,
dopo Ferragosto iniziamo. Inizio subito a pulire e avere una zona bella pulita e sgombra dove pensare per l'orto autunnale, perché ovviamente come l'orto estivo va anche questo un pochino progettato. Un minimo andrà buttato su carta un'idea per avere le idee più o meno chiare quando andremo anche a seminare le nostre piantine. Ovviamente bene o male uno con gli anni fa l'occhio della quantità di cui ha bisogno, cioè io mi regolerò di conseguenza in base a quello che ho già seminato, anche se so già più o meno quanto mi servirà. Ah, anche i finocchi vanno messi, me ne ero scordato. E i finocchi anche quelli andranno messi verso metà agosto, via, da metà agosto in poi vanno messi in terra, perché li abbiamo già seminati. Se li dobbiamo seminare vanno seminati adesso in terra, ma io li metto già seminati perché preferisco, diciamo, avere delle piantine un pochino più sviluppate quando le pianto. Ci conviene pensare anche a tenere un luogo libero per mettere le cipolle o l'aglio verso novembre. Questa è un'altra delle cose che farò, tenere presente lo spazio che mi servirà anche più avanti. E insieme a queste colture dovremo anche iniziare a pensare a poi altri ortaggi, per esempio come le fave piselli, che anche quelli possono essere seminati in autunno per essere poi raccolti a inizio primavera. Certo è che ce ne vuole di spazio, vedremo, tanto il tempo non manca per pensare a tutte queste cose. Per quanto riguarda il terreno, mi piacerebbe anche questo iniziare a prepararlo subito, il prima possibile. Anche adesso, ma non credo sia il momento adatto, perché altrimenti rischiamo di doverlo lavorare troppe volte per non avere delle erbe. Oppure potremmo agire con dei teli, però i teli tendono a riscaldare molto la terra se c'è il sole come d'estate. Quindi probabilmente è meglio aspettare ancora un po' che le temperature abbassino, probabilmente anche qui sempre verso fine agosto, e riusciremo meglio a lavorare il terreno e poi coprirlo per che ci crescano delle infestanti, ma allo stesso tempo non rischiare di scaldarlo troppo. Chiaramente all'interno del terreno, oltre alle erbe infestanti, ci sono anche altri microrganismi, forme di vita che non vogliamo disturbare con un eccessivo calore, influirebbe negativamente sulla loro vita. Quindi quello che andrò a fare sarà preparare il terreno più tardi, probabilmente a stagione più inoltrata, verso la fine della stagione estiva, verso la fine di agosto, seconda metà di agosto, per poi poterlo coprire, però senza il rischio che si scaldi eccessivamente. È sempre caldo perché è sempre agosto, però vediamo, magari vado là con le colture, con la preparazione, magari prima possiamo fare spinaci, rape, bietole, non so, e poi dopo successivamente andare con le altre preparazioni e coprire man mano che è utile coprire. Non installerò nessun impianto di irrigazione su questo terreno, non l'ho fatto neanche sull'altro a dire la verità, perché quest'anno avevo poche colture qua in questo orto perché ho concentrato di più l'attenzione sull'orto che ho a casa. Non credo che per l'inverno e l'autunno servirà un grande impianto di irrigazione, un pochino d'acqua ovviamente gli andrà data inizialmente, però posso darla manualmente almeno. Quando si parla di orto autunnale invernale è questione dei primi mesi, soprattutto settembre, poi se fa caldo anche ottobre. È questione di diserbare bene in quei mesi lì, dopo di solito non c'è bisogno di grandi lavorazioni, al massimo possiamo sarchiare se non ci sono tante piogge e il terreno tende a fare una crosta, possiamo sarchiare, ma dopodiché il nostro orto non ha così grandi esigenze, dobbiamo soltanto attendere che il tempo faccia il suo corso e arrivino a maturazione i nostri frutti, perché rallenta molto la vegetazione con il freddo. Poi bisognerà vedere le brinate quali sono. Come vi ho detto, qua nel mezzo ci sono anche i cardoni che fanno parte dell'orto invernale, infatti verso ottobre inizieremo a chiuderli. Per ora non si direbbe proprio che hanno bisogno di essere chiusi, ma vi giuro che appena inizieranno a partire, a crescere, cresceranno in modo spropositato e faranno un casino di foglie.
Ebbene sì, in questo video mi avete visto parlare tantissimo, vi chiedo scusa se è stata tutta una lunga pippa mentale, ma avevo bisogno di parlarne per organizzare anche le mie idee nella mente, quindi questo era un video più utile a me che a voi probabilmente, che però ho voluto fare perché io devo condividere tutta questa cosa con voi, altrimenti non ha senso questo canale. Spero che non vi abbia annoiato troppo, se comunque siete interessati a vedere gli sviluppi anche dell'orto autunnale, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace per supportare questo canalino, spuntate la campanella, quant'era che non lo dicevo, dovete spuntare la campanella per farvi arrivare la notifica, e se avete qualche domanda lasciate un commento. Io sono Joele, questo era il mio canale, e noi come sempre ci vediamo ogni mercoledì e domenica su questo canale con un nuovo video.